Mi trovo nel borgo dei fantasmi, dei draghi e dei tesori nascosti. Borgo incantato di Pacentro è a guardia della Valle Peligna. Incastonato nei monti del Parco Nazionale della Maiella, si racconta attraverso misteri e leggende. Secondo la leggenda, all'interno del castello più antico d'Abruzzo, si aggira lo spettro della bella Margherita dei Brai, alla ricerca dell'amato. La dama morì di crepacuore alla falsa notizia della morte del barone Roberto di Licinardo, suo marito. Egli in seguito fece scolpire il volto dell'amata in quella che oggi è detta la Torre Fantasma. Vi parlerò della signora Marlurita che abitava in questo piccolissimo borgo di Pacentro. Qui siamo nella casa di Marlurita, al secolo Maria Loreta Pacella. Ha vissuto in questa casa fino al 1978. Due stanze senza servizi igienici, senza acqua potabile e senza riscaldamento. Il camino funzionava 365 giorni all'anno perché serviva per cucinare, visto che lei non aveva neanche il gas, la bombola del gas. Nella camera da letto lei raccontava che la ragazza avevano anche l'asino, quindi c'era una tenda che divideva il letto dove dormivano dalla parte dove ci stava l'asino. Poi naturalmente lo sporco che l'asino causava, la mattina si portava in campagna come concime. Al di sotto del letto c'è una bara che noi abbiamo rimesso lì per una cosa che lei raccontava quando diceva che il padre avevano fatto un raccolto un po' più consistente e si era comprata la bara in anticipo. E loro la tenevano sotto al letto e fin quando non è stata utilizzata per lo scopo suo, era una specie di cassapanca, ci tenevano la biancheria. Tra le viuzze medievali e antichi palazzi si passa dalla chiesa di San Marcello, fondata nel 1047, la più antica del borgo, alla chiesa della Madonna di Loreto, dove sulla porta laterale custodisce la misteriosa scritta templare. In questo luogo c'è un rituale molto antico. La corsa degli zingari. Una corsa che si tiene a settembre. Ragazzi scalzi corrono giù dal monte fino alla chiesa della Madonna di Loreto. Il punto di partenza è chiamato Collardinghi, pietra spaccata. Gli antichi raccontano di un drago a guardia di quella pietra. Thank you.
dove si racconta che fuori dal paese in località Sant'Alberto, nella chiesetta dedicata al santo, fosse custodito un tesoro. Il tesoro di Sant'Adalberto non è mai stato trovato, nemmeno da tre amici che, convinti di trovare sotto l'altare dei marenchi d'oro, scapparono in piena notte perché spaventati da un grande uccello nero. Ma il tesoro non erano monete d'oro, bensì la bellezza della natura. Iniziata da Giuseppe Avolio, la tradizione dei Mammucci continua ininterrotta grazie ai numerosi artigiani locali. Oggi conosciamo Franca Vitucci, un'artigiana che lavora la terracotta. Adesso vi presento proprio un personaggio tipico del luogo, che è una donna in costume abruzzese, vestita in un certo modo, quindi con un abito d'epoca che consiste in una gonna, un bel grembiule davanti e un busto nero, perché era caratteristico del luogo mettere i busti sia d'inverno che d'estate, quindi un busto, un piccolo fazzoletto sulle spalle e un fazzoletto bianco sulla testa. E una conca, perché all'epoca la conca era essenziale, perché la conca serviva ad andare a prendere l'acqua fuori, nelle fontane, non c'erano le fontane dentro le case. Prima di arrivare al castello, noto una grande pietra, la Petra Tonna, detta anche dello Scandalo, che ci ricorda leggi lontane. Infatti, su questa pietra, i debitori insolventi erano obbligati a sedersi nudi davanti ai passanti. Così come l'antico lavatoio pubblico, il lastrone di pietra, i canaie, era un luogo di cicaleggio per le donne del paese. L'imponente castello di Caldora, simbolo di Pacentro, è composto di mura di pietra bianca e malta, da bastioni circolari e da maestose torri vestite di merlature. La torre dell'assedio è la più antica, mentre la torre del re è la gemella della torre fantasma. Dove sono? Sto cercando di salire su in cima alla torre del castello. Questo piccolo borgo è famosissimo anche negli Stati Uniti d'America, perché pensate che i nonni di Madonna e di Mike Pompeo, segretario di Stato, erano proprio di qui, di Pacentro. Ora il mio viaggio continua tra i borghi. Se vi è piaciuto il video, lascia un like e condividi. Ci vediamo alla prossima.